Un coro composto da oltre 700 persone, diretto dal maestro Antonio Colasurdo, ha dato prestigio ancora una volta alla lunga processione del capoluogo di regione. In testa le statue di Gesù morto e dell'Addolorata. Vediamo. È senza ombra di dubbio uno dei momenti più attesi della comunità campobassana, che il giorno del Venerdì Santo si raduna per assistere al lento passare della processione, il cui momento clou è l'intonazione del coro «Teco vorrei, Signore». L'origine della processione del Venerdì Santo risale al 1626 ed è citata in un documento noto come «Istrumento di concordia tra i crociati e i trinitari». La processione è una delle più antiche della città ed è anche la più sentita dai campobassani, che si ritrovano nella chiesa di Santa Maria della Croce, che anticamente era sede della confraternita dei crociati ed è oggi rettoria. Essa si è svolta ininterrottamente nell'arco dei secoli. Dietro il feretro del Cristo si accoda la maestosa corale composta da circa 700 persone, vestite rigorosamente di nero in segno di lutto per la morte del Cristo. Per non smarrirci davanti a tante tragedie come la droga, la movida, il gioco d'azzardo che rovina tante famiglie, la solitudine, i quartieri dimenticati, io sento che è facile smarrirsi quando abbiamo tre realtà problematiche: la mancanza di una meta, le radici smarrite e le relazioni spezzate. La mancanza di una meta è il perché che ci manca, quando mancano proposte formative adeguate anche all'interno delle nostre realtà scolastiche ed ecclesiali. Chiedo veramente al Signore di essere Lui per noi il filo che raccoglie tutte le perline, perché quando il filo è solido e robusto, tutte le perline della vita non si smarriscono. Non abbiate paura di chi viene da altre terre, possono avere altre identità culturali. Il Papa ci dice: nella sintesi di tante realtà creiamo una nuova identità culturale, una nuova radice, anche perché non possiamo dimenticare sullo sfondo le tante, troppe culle vuote in Molise. E allora gli immigrati vengono a darci una mano, non a rubarci nulla.